chiudiamo invece con il sorriso. Io l'altra volta avevo citato il fatto che dalle caserme, sempre stiamo parlando di via Piacenza, via Parma, via Piacenza ancora, dalle caserme ogni tanto esce con la macchina la moglie del maresciallo e quindi viene messo il semaforo rosso, viene bloccato il traffico. Quanta gente mi ha aggredito, ma non aggredito in senso positivo, per dirmi ha fatto bene a dirlo, anche nel, sapete che su YouTube, Defensor Civitatis, o se mettete Ciccerelli mi trovate, c'è il brano proprio di questa trasmissione dedicato al semaforo, caserme e via dicendo, è stato visto da un mucchio di gente proprio perché è un argomento sentito, ma quello che non sapevo, e tanti mi hanno fermato per dire, ma lei ha detto la moglie del maresciallo, ma non è niente, c'è una specie, io non sapevo, non sto scherzando, cioè nella zona si è creato una sorta di fan club del maresciallo in bicicletta, perché pensate a che livelli siamo, addirittura durante il giorno esiste un maresciallo in tuta mimetica con bicicletta che esce dalla caserma, si dirige verso l'interno, verso Carasco, e fa partire il semaforo rosso, blocca il traffico di tutta la strada, sia in salita che in discesa, perché con la bicicletta lui lo fa apposta, è evidente, è proprio prendere in giro la gente, è proprio un senso di disprezzo che viene fatto, perché non c'è nessun rischio, non c'è nessun pericolo, perché una bicicletta che esce non corre assolutamente, anche se passa il tir a 100 all'ora uno transita senza alcun pericolo. Io non lo sapevo, esiste una sorta di fan club lì nella zona. Mi ha detto, lei ha parlato della signora, vabbè, sì, ci può anche stare, poverina, che non ce la fa. Ma il nostro mito, abbiamo creato proprio il gruppo, il fan club, volevano fare su Facebook proprio il gruppo, fare le riprese di questo, ce l'hanno le riprese, la scena di questo che esce con la bicicletta, perché è clamoroso, ecco, proprio... non lo so, ecco, dove vogliamo andare. E perciò io vi aggiornavo che, come dice il proverbio, che è uno dei fondamenti della nostra Costituzione, ovvero sia, al peggio non c'è mai limite. Quindi, dato la notizia della moglie, non so se sia marito e moglie, ma visti i comportamenti, magari si tratta proprio di marito e moglie. Abbiamo anche il maresciallo in bicicletta, quindi... ribadiamo, al peggio non c'è mai limite, magari arriverà la notizia che un giorno o l'altro esce il gatto di qualcuno e bloccano il traffico. Amici, ci vediamo la prossima settimana, come sempre occhio e buon proseguimento a tutti.